Resto al Sud. Le opportunità per i giovani che non vogliono andare via. A cura di Luca Antonio Pepe. Buonasera e benvenuti a Resto al Sud. Diamo subito spazio agli ospiti di oggi. Stanislao Lanzotti, buonasera. Buonasera a tutti voi. Giosi della Ragione, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera professor Ortolani. Buonasera a voi. Allora, parleremo di varie tematiche, affronteremo il dibattito elettorale, quindi parleremo di elezioni, ma vorrei subito iniziare presentandovi gli ospiti di Resto al Sud, e quindi inizierei presentando Stanislao Lanzotti, che è capogruppo di Forza Italia al Comune di Napoli, eletto varie volte, 4 volte è stato consigliere comunale. Buonasera Stanislao, presentiamoci in un minuto. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. Io sono il capogruppo di Forza Italia al Comune di Napoli, ho una spiccata passione per la mia città, prima di tutto. Ovviamente cerco di servirla nel miglior modo possibile. Nella vita pubblica sono un consigliere comunale, nella vita privata sono un costruttore, un imprenditore e naturalmente dedico molto tempo, e un padre, e dedico, credo, molto tempo alla politica con la passione che secondo me è giusto dedicare a un'arte nobile. In questa vicenda non sono candidato alle elezioni politiche, ma rappresento il mio partito, la mia proposta e l'idea che noi abbiamo per il ruolo che Napoli deve avere all'interno del panorama politico nazionale, di cui poi dopo diffusamente parleremo. Giosi della Ragione, buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito, innanzitutto complimenti per la trasmissione, un bel dibattito radiofonico. Non è una cappa d'arsi e benevolenze, ma non è semplice avere confronti in questi 20 giorni di campagna elettorale. Sono, come dire, un giornalista pubblicista e per passione faccio politica da 8-10 anni, consigliere comunale a 22 anni, ho il doppio record di essere stato uno dei sindaci più giovani d'Italia a 28 anni, ma anche essere ex sindaco a 30 anni è un record di per sé. Quindi diciamo è sinonimo di chi prova a combattere, ma lì dove non ci sono i presupposti è pronto, diciamo, a lasciare anche la poltrona. Oggi sono candidato nel collegio uninominale dei Campi Flegrei da Marano a Ischia con Liberi Uguali, Piero Grasso, e partecipo da anni, a 10 anni, con l'associazione Fribacoli, faccio parte del coordinamento nazionale di DEMA. Buonasera Franco Ortolani. Buonasera, io vengo dall'università, sono professore ordinario di geologia della Federico II, attualmente felicemente a riposo, per cui mi dedico con maggiore spazio ai problemi che interessano i cittadini, ad esempio la sicurezza idrogeologica, i problemi derivanti dal vulcanismo, la tutela delle risorse naturali di importanza strategica oggi e domani, tutti i problemi che riguardano il cambiamento climatico e ambientale, che stranamente dal dibattito politico preelettorale non c'è. E beh, non c'è perché ci sono comunque gruppi di potere, le lobby, no, che ostacolano un pochino quelle che dovrebbero essere le energie rinnovabili e un nuovo modo di produrre l'energia. Fra poco parleremo quindi anche di queste tematiche. Approfitto per dire anzitutto che ci siamo messi d'accordo per darci tutti del tu anche oggi. Ottima idea. E poi per ricordarvi che si può intervenire da casa chiamando lo 081 767 9308, ripeto 081 767 9308. Io vorrei che ora si parlasse con un poco di quelle battaglie che da un punto di vista anche personale sono state portate avanti dagli ospiti che abbiamo oggi a Resto al Sud, e iniziamo quindi di nuovo da Stanislao Lanzotti. Ecco, affrontiamo, ci siamo presentati oggi, cosa facciamo, cosa parliamo invece di cosa abbiamo fatto, parliamo quindi del profilo umano e delle battaglie che sono state portate avanti in questi anni. Prego Stanislao. Grazie. In Consiglio Comunale è giusto dire che io ho sempre, diciamo, svolto un ruolo di opposizione, non per scelta naturalmente, il centrodestra non governa questa città da molti anni, e sebbene io sia stato consigliere comunale per tanto tempo, l'ho sempre fatto all'opposizione. Questo in premessa per dire che naturalmente ho cercato sempre di sostenere laddove possibile l'azione di chi governava e criticare costruttivamente le scelte quando le ritenevo sbagliate. Ebbene, naturalmente, quindi non è mia abitudine addossare le responsabilità a una singola amministrazione, tuttavia il quadro è abbastanza deprimente, e in sincerità credo che si debba fare qualcosa in più, e la mia battaglia in questi anni è stato nella ricerca di vendere il patrimonio immobiliare del Comune di Napoli e generare ricchezze ed opportunità per i cittadini napoletani. Qualche anno fa sostenevamo con forza e con veemenza questa idea di una legge speciale per la nostra città. Non è un tema da campagna elettorale, è un
un'occasione per mettere in pari la nostra città e farla ripartire da zero. Questa cosa è stata osteggiata, è stata criticata, forse perché era il programma del nostro candidato sindaco, ma è una cosa sacrosanta. Milano ha avuto le sue opportunità con l'Expo, Roma l'avrebbe avuta se il sindaco non avesse deciso di non far fare le Olimpiadi. È giusto che anche Napoli, che ha moltissimi debiti che derivano da diciamo anni di cattiva gestione o di chiusura degli occhi e di non interesse alla vendita e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, avesse questa opportunità. E la mia battaglia in Consiglio Comunale è stata, tra le varie cose che ho fatto, naturalmente la ricerca degli sprechi, è stata incentrata proprio su questo punto, quello di trovare l'opportunità di fare in modo che le risorse del Comune di Napoli venissero utilizzate. Noi abbiamo, dico questo e poi concludo, 4 miliardi al valore di un po' di tempo fa, al 2,5 al valore attuale di patrimonio immobiliare. Con questi soldi si potrebbero sanare i debiti e si potrebbe rilanciare l'economia della terza città d'Italia, ma indiscutibilmente della città più bella d'Italia. Ecco, proprio sul patrimonio che tu citavi del Comune di Napoli mi vengono in mente due punti. Cioè la svendita, se vogliamo, così è stata definita dalla stampa, del Realbergo dei Poveri e del pacchetto per la gestione, mi pare, dell'aeroporto di Capodichino, che certo, comunque era un pacchetto, una quota che in realtà dava degli introiti, se vogliamo. Il turismo è una risorsa che come mai come in questi ultimi anni sta dando lustro alla città di Napoli e Napoli ne sta beneficiando. Qual è il tuo punto di vista in merito, ecco, alla vendita di questi due mega pacchetti, questi due asset strategici? Partiamo dall'aeroporto, dalla GESAC, perché le quote, sì, il Comune di Napoli aveva il 12,5% ed era l'unica partecipata, se non sbaglio, di 28 partecipate del Comune di Napoli in attivo. Quindi secondo me la scelta è stata strategicamente sbagliata, l'ho detto in tutte le sedi. L'aeroporto di Napoli era una vetrina, il Comune avrebbe fatto bene a mantenere la propria partecipazione. Tuttavia siamo arrivati a un punto in cui non si può fare a meno di portare denaro e risorse all'interno della nostra città. Ecco perché chiaramente si è dovuto vendere. Io ero contrario perché era un asset strategico, ci sono molte partecipate che si potrebbero vendere alle gire. Diversa un po' la questione del Real Albergo dei Poveri, perché lì si cercava di trovare una convergenza per metterlo a frutto, per metterlo a reddito, e credo che il Comune da solo non ce la facesse, quindi su questo mi riserverei un giudizio. Invece sull'aeroporto sono molto critico e secondo me è stata una scelta sbagliata. Allora abbiamo con una telefonata da casa, ci sente? Sì. Buonasera, chi è? Alessandro da Ponticelli. Buonasera Alessandro, ci dica tutto. Vorrei fare una domanda al consigliere del Comune di Napoli. Buonasera Lanzotti. Senta, consigliere Lanzotti. Buonasera. Ma io dico una cosa, voi parlate delle case popolari e tutto, ma non si parla mai di Ponticelli, della periferia. Addirittura io sono il fratello di Francesco Povilo, il ragazzo che morì a Ponticelli. Cioè questa è una storia dimenticata dal mondo, cioè non so, nascondete le cose, cioè non si parla mai di mio fratello, niente. Allora, intanto mi dispiace molto e le sono vicino umanamente. Naturalmente non mi piace speculare sulle tragedie umane, quindi insomma voglio dire sommessamente le sono vicino. Tuttavia io sono molto, nel caso mio, le ripeto, sono consigliere di opposizione, io non sto in maggioranza, questo è giusto dirlo. Io sono naturalmente, le periferie sono al centro, sono sempre state al centro della mia azione politica. Io ho sostenuto l'attività con associazioni mediante iniziative negli anni, nell'area nord in particolare a Scampia, ma anche moltissimo a Ponticelli, con tanti amici del quartiere, e non mi sembra il caso di nominarli, però insomma ci possiamo vedere anche sul territorio, lei può sapere, insomma abbiamo fatto tante battaglie, non in ultimo, che ne cito solo una perché il conduttore mi guarda malissimo, abbiamo fatto una battaglia recentemente sull'impianto di compostaggio di Via De Roberto. Noi abbiamo fatto una battaglia, abbiamo chiesto la convocazione della commissione e devo dire insieme anche agli amici delle opposizioni, quindi anche agli amici del 5 Stelle, abbiamo fatto una battaglia per evitare che venisse messo quest'unico impianto di compostaggio a Ponticelli. Noi l'abbiamo fatta questa battaglia, siamo vicini alle periferie e le posso garantire che nel mio piccolo, naturalmente non credo di avere la bacchetta magica, con molta onestà e trasparenza l'abbiamo fatto. Faremo ancora di meglio e naturalmente il suo stimolo per noi è un'opportunità, però sappia che almeno dal mio punto di vista, dal mio lato, c'ha un alleato, una persona sensibile alle periferie, alle tematiche della bravissima gente che c'è in periferia. Grazie. Ci sente? Sta ancora collegato? Sì. Sì. Allora, da questo punto di vista io vorrei anche il parere di Giosi della Ragione e poi di Franco Ortolani.
No, beh, sul tema periferie esistono in ogni città, e bene ha fatto colui che ci sta seguendo, che ci ha chiamato a sottolineare questo tema. Si parla tanto di centro, si parla tanto di valorizzare quello che è il tessuto commerciale dei territori, ma si dimentica spesso che la stragrande maggioranza dei cittadini vive in aree dormitorio, in aree in cui non c'è nulla da fare, in aree in cui non c'è la possibilità per i giovani di poter avere momenti è attrattiva e di svago. Ieri ero ad una trasmissione sportiva e c'era una scuola calcio presente, sottolineavo come il ruolo dello sport, il ruolo dell'associazionismo in sinergia con le amministrazioni locali può fare tanto per sottrarre i giovani alla strada, in particolar modo per, come dire, guarire il fenomeno delle ultime settimane, le baby gang. Io racconto di un episodio di un protocollo che abbiamo firmato come Comune di Bacoli quando ero sindaco, insieme all'assessorato delle politiche sociali e allo sport, in sinergia con le associazioni sportive del territorio. Una quota parte delle loro iscrizioni veniva addebitata al comune in modo gratuito, e quindi il comune indicava i giovani delle famiglie bisognose che potevano andare a fare pallavolo, a fare basket, a fare calcio gratis. Se noi utilizziamo queste attività per sottrarre manovalanza alla criminalità organizzata o comunque allo svago indefinito che crea solo disagi ai territori, allora riusciremo realmente a dare risposte concrete. La repressione può essere uno stimolo, ma non deve essere lo stimolo, perché si deve prevenire attraverso un'attività sociale, attraverso un'iniziativa che riesca a stimolare i giovani a vivere, a godere la propria città. E in ultimo, se in questa terra ci sono persone, uomini, donne, giovanissimi che non riescono ad amare il proprio territorio perché qui non vedono un futuro, non vedono possibilità di poter costruire una propria famiglia. Miei tanti coetanei, anche tuoi, anche di tutti noi qui in studio, sono fuori dai campi flegrei, fuori da Napoli e dal sud. Riuscire a creare i presupposti dal nostro territorio per creare occupazione e lavoro deve essere un obiettivo che chiunque faccia politica a livello amatoriale, quindi facendola come attivista, o a livello istituzionale, l'unico e principale obiettivo da porsi come davanti per dare risposte concrete ai cittadini. Abbiamo la possibilità di poter dare queste risposte a partire da un'azione endogena, quindi dai territori, senza attendere casse del mezzogiorno, aiuti dallo Stato. Possiamo farlo e dobbiamo farlo facendo sinergia tra le città, i territori e le amministrazioni locali. Ringraziamo chi ci ha contattato e invitiamo quindi ancora una volta a contattarci allo 081 766 7669308. Continuiamo quindi questo giro, questa chiacchierata che stavamo conducendo qui dagli studi di Radio Mure. Allora Giosi, dato che stavi anche già esponendo qual è la tua vision di politica, continuiamo, parliamo ecco di una battaglia che particolarmente è stata significativa per il tuo percorso politico, e poi vorrei anche tempestare di domande al professor Ortolani. Prego, Giorgio. Sì, noi cominciamo, dico noi perché mi piace sempre condividere l'azione svolta con tanti. A volte emerge il singolo, il giovane, il capellone di turno, ma c'è stato un lavoro di squadra enorme. All'età di 22 anni abbiamo cominciato proprio con l'ambiente, quindi mettendo in sinergia i comitati di tutta l'area flegrea e riuscendo ad portare avanti il tema dell'inquinamento marino. Quindi facevamo realizzare un esame delle acque, un'estate delle acque marine. In quel periodo c'era la questione dei depuratori di Cuma e i cittadini parteciparono in massa, raccogliamo 3-4 mila euro. Da lì in poi abbiamo continuato le nostre battaglie, presenti sempre quando c'era da difendere la cava del Castagnaro, quando c'era da difendere il trasporto pubblico tra Ischia e la terraferma, quando c'era da difendere il diritto alla scuola o l'occupazione e il lavoro. E batto molto su questo punto perché è quello che anima di più la nostra azione sul territorio, che non è solo territorio flegreo ma è territorio partenopeo e territorio meridionale. Noi abbiamo una risorsa immensa che si chiama turismo, e quindi balneare, ma anche e soprattutto turismo archeologico e turismo culturale. Possiamo mettere in sinergia, parlo dell'area flegrea perché è l'area che più mi appartiene, il turismo di massa, che deve tornare ad essere turismo di qualità, dell'area di Ischia e di Procia, con quello di terraferma. A Pozzuoli abbiamo il terzo anfiteatro d'Italia dopo il Colosseo e l'arena di Verona, che non viene valorizzata. Abbiamo la piscina Mirabilis a Bacoli, che è la prima cisterna dell'area occidentale, la gemella in Turchia dell'impero romano. Abbiamo qui, lo dico spesso, venivano a godere di gioie e di riposo i romani, noi dell'impero romano, noi residenti non troviamo pace, quindi mentre loro venivano a godere della pace noi non la troviamo più. Allora l'obiettivo è quello di riuscire a dare voce ai tanti che sono scappati via, non parlando a vanvera ma parlando di atti concreti, quindi riuscendo non solo ad ottenere finanziamenti europei, statali, che sono importantissimi, ma anche facendo i piani di gestione. Da noi sono arrivati i soldi, 60-70 milioni di euro con il Por Campania 2000-2006, ma purtroppo oggi non c'è un piano di occupazione
un'azione che abbia permesso a centinaia, se non migliaia di giovani di poter trovare un posto di lavoro. Il tema principale di ogni nostra battaglia è questa, accompagnata a quella per i diritti. Io ricordo sempre, chiudo e poi ti do la parola, citiamo continuamente l'articolo 1, l'articolo 3 e in modo ossessivo l'articolo 4, il diritto al lavoro. Dimentichiamo però che la seconda parte di quell'articolo parla del dovere, oltre al diritto al lavoro, del dovere dei cittadini di impegnarsi a seconda del proprio tempo, delle proprie capacità, al servizio delle comunità. Io non dico che bisogna essere candidati per una vita intera, non lo sarò anche io, per il tempo che ho riuscirò ancora a dare un mio piccolo contributo, però è necessario che ognuno faccia qualcosa per non avere, diciamo, persone che si impegnano in modo abnorme e dall'altro lato altri che non fanno nulla per il proprio territorio. Creare un sistema economico che possa creare occupazione è possibile a partire dall'area flegrea, coniugandosi con quella di Pompei, con la città di Napoli, con Sorrento, e riuscire a sconfiggere la piaga sociale della disoccupazione giovanile. Benissimo Josy, abbiamo capito, ecco, abbiamo inquadrato meglio il personaggio Josy della ragione per chi non ti conosceva. E io adesso piomberei sul professor Franco Ortolani, candidato col Movimento 5 Stelle. Abbiamo parlato sino ad ora di periferie, di ambiente, dell'area flegrea. Tutte queste parole poi sono parole chiave, se vogliamo, del percorso non politico ma professionale del professor Ortolani. Quindi io inizierei, Franco, con il tuo punto di vista sulla questione periferie. Ecco, ci si lamentava del fatto che a Napoli si sono un po' dimenticate le periferie, poi pian piano scivolerei anche su quello che poi è il tuo ambito professionale, le tue battaglie a difesa dell'acqua e dell'ambiente. Sì, per periferie ricordiamo quello che è accaduto 10-11 anni fa, il momento d'oro, tra virgolette, della emergenza, cosiddetta emergenza rifiuti, quando ci fu il tentativo di riaprire la discarica di Pianura e quando poi dopo si impose la discarica di Chiaiano. Intervenni, chiamato dai cittadini, per verificare se si potesse fare oppure no questo tipo di attività. Perché non c'era stata nessuna analisi, cioè si diceva accumuliamo i rifiuti sopra quelli già accumulati a Pianura, però senza alcuna analisi in studio per vedere le caratteristiche, se fosse possibile. Quando mi accorsi in seguito ai rilevamenti che era assolutamente improponibile, elaborai una relazione di 6-7 pagine che fu alla base per mettere sotto sequestro l'area e quindi la discarica, l'apertura non fu effettuata. Quando poi dopo ci fu l'occasione di aprire una discarica nella cava del poligono di Chiaiano, anche lì, nominato dai comitati e dal comune di Marano, nel comitato tra virgolette che doveva essere paritetico, con 4 esperti da parte dei cittadini e 4 da parte del commissario straordinario, evidenziamo le criticità, cioè l'impossibilità di riempire una cava a fossa profonda 70 metri in roccia permeabile, quindi avrebbe assorbito l'inquinamento, con un progetto assolutamente non valido. Fu una battaglia durissima, poi la magistratura, dopo che la cava è stata riempita, ha dimostrato che avevo ragione, che effettivamente erano state commesse delle cose non nel rispetto delle leggi. Arriviamo poi al problema delle periferie e del dissesto idrogeologico. Ci troviamo qui in un'area tipica, soccavo, come Pianura, dove nel 15 settembre 2001, in seguito a una grossa pioggia notturna, ricordate, fiumi di fango arrivarono fino dentro allo stadio San Paolo. E abbiamo studiato tutto il territorio che va dalla Colina di Camano, ci siamo resi conto che io speriamo che me la cavo. Cioè praticamente siamo nella stessa condizione del 15 settembre 2001. Non abbiamo alcuna difesa. Lo stesso si pone ad esempio per lo sbocco del vallone San Rocco nella zona dei Ponti Rossi. Abbiamo situazioni drammaticamente trascurate, sperando che non succeda un evento. Ma la colpa, ecco, da questo punto di vista, l'hai individuato, tu hai individuato, scusa Franco, ho aiutato di lei, hai individuato qualche responsabile, non lo so, politico, amministrativo, contro chi dobbiamo puntare il dito? Ma guarda, c'è una filiera. Perché ad esempio il rischio idrogeologico oggi è stato, tra virgolette, sancito dalle autorità di bacino che hanno fatto le indagini e hanno individuato le. Andando a studiare questi elaborati si vede che hanno sbagliato.
scritto, pubblicato, detto in qualcuno convegni. Ha pagato? No, tutto normale, tutto così come era allora. Non solo, ma so se sapete che qua vicino a Pianura furono realizzate 6 vasche che dovevano servire ad accogliere le piene dei valoni che scendono dai camaldoli. Di queste 6, 4 non sono mai state completate. Cioè, la situazione è quella che c'era prima della costruzione delle vasche. Soldi spesi, una bomba praticamente che può esplodere da un momento all'altro. Allora ci siamo posti questo problema. L'uomo ha occupato territori che non doveva occupare così disinvoltamente, tipo Pianura Soccava sotto la collina. Che si può fare? Sicuramente mettere in sicurezza tutto risulta estremamente difficile, specie se noi guardiamo chi ci ha amministrato, la qualità degli uomini, speriamo che siano diversi in futuro. Tecnicamente si può almeno mettere in sicurezza i cittadini con un sistema che abbiamo elaborato, che noi chiamiamo sistema di allarme idrogeologico immediato, che vale per tutta Italia. Ricorderete il caso di Livorno di qualche mese fa, a settembre? Cioè, noi in tutta Italia siamo esposti al problema dei flussi detritici improvvisi che vengono innescati dai nubifragi, che vengono rilasciati da particolari perturbazioni che, sviluppandosi in verticale, rilasciano volumi enormi di pioggia. Contro questi fenomeni, che sono quelli che hanno ucciso, ricorderete Messina, a Trani, non abbiamo nessuna difesa. Abbiamo un sistema di, tra virgolette, allarme rispetto alle perturbazioni che provengono dall'Atlantico, ma non per questi fenomeni. Quindi la possibilità di riuscire a chiudo. E un altro aspetto: le periferie sono anche ricche di risorse. Mi meraviglio come mai gli amministratori di Napoli non si sono resi conto del grande patrimonio costituito da Nisida, ad esempio, oppure dalle colline, del patrimonio verde, anche delle attività agricole specializzate nella zona di Chiaiano. Cioè, come se fosse un altro territorio. Questo per me è una cosa assurda, perché è un territorio bellissimo che deve essere tutelato, valorizzato e messo in condizioni di difendere anche gli abitati a valle. E poi c'è il problema incendi, ricorderete quest'estate. Esatto. Quindi abbiamo la necessità di elaborare proposte valide per tutta Italia per migliorare la tutela di queste aree verdi intraurbane, al fine di garantire la loro conservazione, la loro tutela e a vantaggio di tutti i cittadini. Perfetto, allora prima di andare in pubblicità vorrei fare una puntualizzazione. Mi ha chiamato, ho avuto oggi una chiamata dal professor Siani, non è potuto venire per dei problemi personali e manda un saluto ai nostri ascoltatori, sarà prossimamente nostro ospite. Ci vediamo fra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Resto al Sud. Al 18 febbraio regalati la migliore tecnologia a prezzi mai visti. Da Euronics Gruppo Tufano c'è il sottocosto reale. Qualche esempio? Sony PS4 da 500 giga con gioco FIFA 18 a €249,99, 600 pezzi disponibili. E in più, paghi in 20 mesi a tasso zero, con prima rata in estate 2018. TAN fissa e TAEG 0%. Da Euronics Gruppo Tufano i prezzi più bassi, sempre. Altrimenti ti rimborsiamo. Signora, ha provato i campioni di prodotti che l'ho dato la volta scorsa? Sì, sono ottimi. Li ho consegnati anche alle mie amiche. Prova anche tu il detersivo per lavatrici e l'ammorbidente Tergo. E di certo non cambierai più. Mi scusi, posso provarli anche io i campioni Tergo? Certo, signora. E se vuoi provarli anche tu, chiedi i campioni gratuiti al tuo commerciante di fiducia. E vo dico pure io. Una volta che provate, non ne cagna di più. Parola e donna Teresa vostra. Prodotti Tergo. Esclusivista per la Campania Sipex. Telefono 081 01 54 049. Sabato sera voglio andare a mangiare una buona pizza. Perché aspettare? Carpe Diem ha delle offerte incredibili. Dal lunedì al mercoledì, stessa qualità, a prezzi più bassi. Da Carpe Diem, un metro di pizza margherita, più 20 pezzi di frittura, più una Pepsi da un litro e mezzo, a soli 16 euro. Da Carpe Diem trovi anche pizza, frittura, bruschette e dolce senza glutine. E per la tua festa, menù pizza e antipasti mare terra a partire da 12 euro. Carpe Diem Metro Pizza, a Pianura, in via Montagna Spaccata 427. Telefono 081 726 0478.
info ed in via Staffetta 127, Parco del Lago 2, Lago Patria Giuliano. Telefono 081 509 66 54. Consegna a domicilio. Carpe Diem, cogli l'attimo. Quasi dimenticavo, da Carpe Diem, maxi schermo per seguire insieme le partite del Napoli. Guarda, si è strappata la tappezzeria del sedile. E ora? Ora ti porto da uno specialista. Camcar Care Tappezzeria di Rosario Carrella. Il meglio in fatto di rivestimenti e riparazioni di tessuti per auto, moto e nautica. Camcar Care. Rifacimento e personalizzazione artigianale della selleria della tua auto e della tua moto. Realizzazione di sterzi in pelle e decopelle personalizzati. Cuscineria per la vostra barca utilizzando una vasta gamma di tessuti. Sconto del 10% ai radioascoltatori di Radio Amore. Camcar Care Tappezzeria di Rosario Carrella, via Pisani 60, pianura. Telefono 081 588 55 79. Cam Car Care, qualità e professionalità. Resto al Sud, a cura di Luca Antonio Pepe. Rieccoci a Resto al Sud, benvenuti cari amici ascoltatori. Abbiamo in studio Stanislao Lanzotti di Forza Italia, Giosi della Ragione di LeU e Franco Ortolani, candidato con il Movimento 5 Stelle. Ecco, ora vorrei un attimo spostarmi sul dibattito cittadino. Abbiamo molti collegati da Napoli e vorrei, ecco, Stanislao, iniziare con te questo secondo giro di voci e vorrei, ecco, un po' affrontare sulla tua visione, ecco, di cosa ha combinato in questi anni, di cosa ha fatto nel bene o nel male il sindaco De Magistris, e soprattutto vorrei anche fare un breve passaggio sulle prossime elezioni cittadine. Qualcuno dice addirittura che a breve, insomma, cadrà l'attuale giunta e si andrà a rivotare. Stanislao. Beh, intanto non ho la sfera di cristallo e non posso dire se si dovrà sciogliere nei prossimi mesi. La mia previsione è che credo che Luigi De Magistris sarà candidato alle europee, non so ancora con chi, qualche sospetto ce l'ho, e di lì col PD? Non credo, ma lo tengo per me perché non è all'attualità, e credo che alla fine si troverà poi l'occasione per far governare qualche mese il vice sindaco e poi si ritornerà alle urne. Quindi se dovessi azzardare una previsione, ma non mi appassiona, credo che si voterà una anno prima rispetto alla scadenza naturale. Però ripeto, parlerei più delle critiche e eventualmente ragionerei di propositi per il futuro. Secondo me la maggior parte, per rimanere anche nell'attualità, la maggiore critica che si può muovere a questa amministrazione è di non avere pianificato gli interventi, le strategie anche di rapporti con le altre istituzioni. L'arte della politica è l'arte della mediazione, di trovare le soluzioni. Cito questo esempio. Il sindaco di Napoli ha detto che in occasione di questa vicenda del CR8, di questo pignoramento, andrà il 21, prima del 22 che c'è il consultivo in aula, a protestare fuori Palazzo Chigi. Credo che sia un errore, perché se nel merito il sindaco può darsi che debba aprire un dialogo, non è quella la modalità giusta per aprire il dialogo. Questo penalizzerà ulteriormente i napoletani e secondo me sarà solo un argomento per il nostro sindaco per venire in aula il giorno dopo a dire: avete visto, non è colpa mia ma è colpa di chi non mi ascolta a Roma. E secondo me un amministratore dovrebbe sforzarsi di fare qualcosa in più. Venendo al punto, io ho proposto qualche settimana fa un patto con i cittadini napoletani. Tutti i parlamentari eletti nella città di Napoli, a prescindere dal colore politico, naturalmente io sono partito dai miei, da quelli di Forza Italia, e posso dire, diciamo, che almeno uno di questi, mia madre, che è candidata nel collegio di Chiaia San Ferdinando Posillipo, avvocata Monte Calvario, San Giuseppe Porto, Mercato Medino, Stelle e San Lorenzo, lo ha già sottoscritto. È uno spottone elettorale. No, ma naturalmente, perché se no può sembrare che uno poi non lo dica, mi prendo anche una tirata d'orecchie. I parlamentari di Forza Italia, tutti, Camera e Senato, hanno sottoscritto alla presenza di giornalisti e di vertici del partito in Via Verdi, quindi in una sede, diciamo, anche istituzionale, questo patto con i napoletani teso a portare risorse e a fare sinergia per portare risorse ed opportunità alla nostra città. Ritengo che se non si faccia un'azione di questo tipo, nemmeno Harry Potter come sindaco di Napoli potrà risolvere i problemi futuri. Io voglio solo dire questo: ci sono circa 2 miliardi di debiti tra amministrazione e partecipate, nascosti, mascherati, non ancora rivelati, ma i 2 miliardi di debiti non si curano se non
diciamo, non si risolvono, non si mettono insieme se non c'è una forte sinergia tra tutti i parlamentari e tra tutte le istituzioni del nostro paese. Un punto negativo, il più negativo, e almeno uno positivo sull'attuale giunta. Ma no, positivi ce ne sono anche più di uno, perché chiaramente ci si è sforzati di fare una serie di cose. Tutti mi dicono però a Napoli c'è il più turismo, però a Napoli non c'è la spazzatura. È vero, sono due elementi positivi. Andrebbe detto, e sono anche gli elementi negativi, c'è più turismo, avremmo potuto fare di più, perché avremmo dovuto saper catalizzare un sistema internazionale che si è sgretolato, la Grecia, il Medio Oriente, eccetera, eccetera, e quindi avremmo dovuto prendere più turisti e ne abbiamo presi solo una parte, quindi ce ne sono di più, ce ne avremmo potuto fare molto di più. Politiche quindi inclusive, politiche che favoriscono il terziario, che favoriscono le imprese, le nuove imprese, non sono state fatte, andrebbero fatte. Secondo aspetto, la spazzatura. È vero che non c'è più spazzatura, del resto è una triste vicenda quella che è accaduta negli ultimi anni dell'amministrazione Iervolino, non la dimenticheremo mai, è una ferita che fa soffrire tutti i napoletani e tutti coloro i quali amano la nostra magnifica e meravigliosa città. Tuttavia noi oggi paghiamo cifre esorbitanti per spedire i nostri rifiuti fuori, non c'è un ciclo integrato dei rifiuti, non c'è una visione complessiva, e questo è un errore, perché in 7 anni non si è posto rimedio, ma solo messo un cerotto. Io ti chiedo, stiamo vedendo in queste settimane anche i tuoi manifesti per strada, ma Stanislao Lanzotti si vuole candidare a essere futuro sindaco con Forza Italia? Allora, innanzitutto io sono un politico per passione, per vocazione, e in sincerità ti farebbe piacere? Sono orgoglioso del fatto che se ne possa parlare, ma in sincerità non credo di volerlo fare, e vorrei mettermi al servizio, conoscendo la macchina comunale, per dare una mano, anche magari non più direttamente nelle istituzioni. Su questo voglio essere chiaro. Secondo me la politica è una missione, un servizio, e non è necessariamente sembrano frasi di circostanza. Grazie per l'opportunità che mi viene data. Non ritengo di voler essere candidato a tutti i costi. Voglio dare una mano alla mia città, questo lo farò fino a che avrò respiro, fino all'ultimo giorno della mia vita, spero ancora molto lunga, e naturalmente potrei non essere protagonista, non è un problema. Giosi della Ragione, allora, tu hai fatto un percorso politico riassumibile, credo, in questa fase. Tu hai fondato questa associazione Fibacoli, con cui hai portato avanti tante battaglie in questi lunghi anni. E tanti anni fa era avvicinabile da un punto di vista del marketing politico il tuo volto lontanamente, se vogliamo, anche al Movimento 5 Stelle, con cui hai condotto tante battaglie. Successivamente sei stato poi eletto sindaco con Fibacoli, continuando ovviamente il tuo percorso con Fibacoli. Negli ultimi anni, gli ultimi 2 anni, sei stato vicino a Luigi De Magistris e sei stato anche candidato, insomma, hai sostenuto il progetto di De Magistris, e tu dici che oggi sei ancora un coordinatore di Dema, e oggi ti ritrovi candidato con Grasso, quindi con Leo. Ecco, io vorrei un tuo parere, cioè la cosa che molti non hanno capito, mi hanno scritto, De Magistris sostiene, sembrerebbe, potere al popolo, e quindi Dema. Tu, ecco, qual è la tua visione di questa, se vogliamo, dissonanza che si potrebbe creare in merito? Diciamo che è un argomento molto vasto, provo a sviscerarlo, no? Non diceva Aristotele, quando l'argomento è molto complesso fai un pezzettino alla volta. Non diceva così, però l'ho parafrasato in napoletano. Ecco, per citazione, hai citato Aristotele. Ho citato il dialetto napoletano, esatto. Per approssimazione, no, dico... innanzitutto sul mio percorso, credo che ciò che oggi si vede in dissonanza, quindi l'appartenenza a un movimento civico, l'appartenenza a un movimento napoletano, un movimento come dire, che ambisce ad essere nazionale, che il movimento è partenopeo regionale come Dema, e la candidatura con Liberi Uguali, quindi con una lista spostata verso sinistra, centrosinistra, oggi si vede in dissonanza. Io credo che con un attimo di lungimiranza, di qui alle prossime politiche, alle prossime elezioni regionali, non noteremo più differenze, nel senso che io spero che ci possa essere, ed è questo il contributo che voglio provare a dare, la costruzione di un movimento a sinistra del Partito Democratico. Mi spiace che non ci sia Siani, che saluto, diciamo, per molte cose che dice apprezzo, ma mi avrebbe fatto piacere condividere con lui alcune analisi sul Partito Democratico, un mondo a sinistra che ci permetta di dire, da politico di sinistra che sposa gli ideali riformisti, di non vergognarci più di
essere, di poter dire io sono di sinistra, ma impostare il ragionamento sui temi che avvalorano i contesti riformisti come quelli del lavoro, della scuola e dell'ambiente, non a chiacchiere ma con i fatti. Noi l'abbiamo dimostrato con i fatti, con le nostre politiche in un comune relativamente piccolo come quello lì di Bacoli, in cui abbiamo fatto tanto. E insomma, tra le cose più importanti fatte è stata appunto quella di aver ceduto il passo nei momenti in cui ci siamo resi conto che non c'era più l'agibilità politica per attuare il programma che avevamo annunciato e promesso, con cui avevamo stretto un patto con i cittadini. Nella seconda candidatura da sindaco ho avuto modo di alleare il movimento Fribacoli con quello di Dema, ritengo che sia stato un passo in avanti importante sia sotto il profilo elettorale ma soprattutto sotto il profilo amministrativo. Un movimento locale ha tante positività, ma tra le negatività c'è quella di non avere un legame stretto con il mondo provinciale, regionale e nazionale. In quel caso l'alleanza con Dema era proprio finalizzata, oltre a livello politico, soprattutto a livello amministrativo, quindi di poter garantire al comune di Bacoli non una corsia preferenziale ma comunque un anello, un aggancio con la città metropolitana di Napoli, di cui mi piacerebbe molto parlare, perché il sindaco, oltre a governare la città di Napoli, ha anche il dovere di governare un'altra città che è molto più grande e molto più complessa, che è quella della città metropolitana. Il percorso poi si chiude con la candidatura, oggi si chiude, poi continuerà. Io dico sempre, ho 30 anni, la mia quarta candidatura, anche a me, secondo me le candidature sono a tempo, quindi sarà una delle ultime. Il percorso di portare i Campi Flegrei a livello comunale, a livello provinciale, a livello nazionale. Noi manchiamo in Parlamento da circa 30 anni, aree come Sorrento, i Monti Lattari, la stessa Pompei, Nusco, la provincia di Avellino, riescono ad esprimere consiglieri regionali, deputati e senatori che sono la voce di questi territori in un'ottica di finanziamenti, in un'ottica di visibilità mediatica e politica. L'obiettivo è quello di portare questa parte della città metropolitana, che a mio avviso in piccolo rappresenta l'Italia, perché sia nelle positività, nelle risorse che sono a disposizione, condivido questo con il professor Ortolani, con Franco, stiamo dando tutti del tu, quindi delle potenzialità che ci sono nelle periferie. Chiamare periferie Baia, Miseno, Cuma è quasi un'utopia, una cosa esatto, è un abominio, una cosa surreale. Riuscire a valorizzare quest'area, a mio avviso, significa far ripartire non solo i Campi Flegrei, non solo Napoli e la Campania, ma anche il meridione d'Italia. Io sono fortemente convinto di sinergia in un'area, quella dei Campi Flegrei, che è praticamente oscurata, ma che potrebbe essere riaccesa e rimessa in moto, che si trova in un contesto tra le isole, Sorrento, Pompei, la stessa città di Napoli, quindi riuscire a catalizzare qui turismo e attenzione mediatica e quindi occupazione. Sul percorso finale, quindi con Dema, io credo che, quindi richiamando l'esperienza della città di Napoli, il legame con De Magistris non è negli ultimi anni, nel mio caso va avanti dal 2011. Io ero in piazza a festeggiare, non come il collega sicuramente, nel 2011 l'elezione di Luigi De Magistris, che mi diede la spinta per immaginare come anche nella città di Bacoli si potesse portare avanti un'esperienza civica. Le contraddizioni ci sono, sì, le difficoltà ci sono, sì, si può fare meglio, sicuramente sì, ma tanto per la città di Napoli credo sia stato fatto. Molte cose sono state utilizzate a modello anche da altri comuni. Sulla raccolta differenziata c'è da fare meglio, sicuramente sì, ma abbiamo l'assessore vice sindaco Raffaele Del Giudice, che per anni ha rappresentato uno dei baluardi di queste battaglie, e penso che sia tra coloro che abbiano maggiore esperienza per riuscire ad ottenere questo obiettivo e questi risultati. Sul turismo si può fare di più. Io penso che oltre a catalizzare turisti si possa fare di più per ramificarli in tutta la città metropolitana, quindi per far vivere ricchezza e occupazione su tutto il tessuto metropolitano. Quindi ripeto, quello che oggi può essere visto in dissonanza, ritengo che di qui ai prossimi anni, e spero, possa diventare un contenitore a sinistra che tenga dentro tante esperienze, in cui ognuno di noi, dai movimenti civici a quelli partitici, a quelli diciamo così napoletani, sappiano fare un piccolo passo indietro per farne uno più grande in avanti, in un contesto, e chiudo, nazionale, in cui credo si vada sempre più dinanzi alla riproposizione di un modello da prima repubblica, con un forte partito di centro e con due estremi a destra e a sinistra. Spero che a sinistra si possa ricreare, io non l'ho vissuto il partito comunista, ma era un partito che, racconta la storia, governava poco, soprattutto non ha mai governato la nazione, ma riusciva in strada con le battaglie di piazza a portare avanti istanze importanti. Quindi spero che si possa riproporre qualcosa del genere per ridare voce e soprattutto
dignità alla parola sinistra in Italia. E scrive Domenico Calise: mi piacerebbe un partito di sinistra non opportunista ma vicino al popolo, in alternativa alla secessione. Questi sono i nostri follower meridionalisti. No. Condivido però la sua analisi. Allora, Franco Ortolani, ecco, tante battaglie portate da parte tua in questi anni, ultimamente ti sei avvicinato formalmente ma non sostanzialmente, perché penso che da anni che condividi quelle che sono le battaglie del Movimento 5 Stelle. Ecco, vorrei un tuo punto di vista sull'operato del sindaco De Magistris in questi anni, e vorrei anche un tuo spunto per le prossime elezioni che, come suggeriva anche Stanislao Lanzotti, a questo punto non sono così tanto lontane. Ma come dicevo prima, noi abbiamo delle eccellenze. Ecco, ma chi sono i consiglieri del 5 Stelle su Napoli? Francesca Menna e... Dunque, al Senato insieme... No, come i comunali, non i candidati, scusa, i consiglieri Menna comunali. Menna e Luigi governa altri 4 anni, io lo voglio dire, casomai. Ci mettiamo tutti in pace. E Stanislao! Governa altri 3 anni. Se dovessi scommettere avrei detto 2, però voglio dire, in realtà il mandato potrebbe essere ancora 3. Io dico 2, però. Allora, Franco, una tua visione sull'operato dei magistrati. Sì, come dicevo prima, nelle periferie ci sono delle grandissime risorse che hanno. Chiaiano è nota in Italia per la ciliegia. 2 anni fa si è fatta a Chiaiano la festa nazionale della ciliegia. Napoli non lo sapeva, ma Chiaiano fa parte di Bacoli? No, è una parte del territorio di Napoli. Allora avevo proposto, facciamo un giorno di festa della ciliegia a Chiaiano e un giorno in villa comunale a Napoli. La festa della ciliegia l'aveva proposta Angelo Pisani quando era presidente di Chiaiano e Scampia 4 anni fa, mi pare che l'ha anche fatta le prime... Si fanno, ma Chiaiano, io dico, Chiaiano è Napoli, certo. Allora fatta solo a Chiaiano, Napoli non lo sa. Non c'è dubbio. Allora facciamo un giorno a Chiaiano, un giorno in villa comunale, in piazza Plebiscito. Senza dubbio, sì, la tematica delle periferie... Stai dicendo, Franco, che le periferie sono state poco attenzionate da parte... Sì, assolutamente, perché Chiaiano è famosa per la discarica, per l'inquinamento, mentre invece c'è una qualità di ciliegia famosa in tutta Italia, Acerasararec. Ma invece da un punto di vista dei rifiuti, no, questo dibattito tanto scottante, ecco, com'è stata gestita la questione dei rifiuti? Ricordiamo che, se non erro, noi esportiamo i nostri rifiuti ogni giorno, ogni mese, vengono portati all'estero materialmente, mentre andrebbe fatto qualcosa di sì, più sì, efficiente. Sicuramente. Per quanto riguarda, poi volevo mettere un altro aspetto. C'è un'altra grandissima risorsa che è a Napoli, che è il suo sottosuolo, con decine e decine, centinaia di cavità che rappresentano la storia della città da quelle greco-romane in poi. Abbiamo alcune Napoli sotterranee, ma Napoli sotterranea è una favola, andrebbe messa in rete, collegata, pubblicizzata, con un minimo di aiuto pubblico, e questa è una risorsa autoctona che noi abbiamo. Poi un'altra mia proposta, non mia solo, è quella di valorizzare Nisida, perché io ritengo che è un monumento della natura unica al mondo, un cratere aperto verso il mare, Porto Paone. Tenere vincolato questa struttura a una casa per giovani di correzione è oggi forse un poco esagerato. Cioè, una risorsa che va valorizzata molto 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 meglio, come oasi marina, come acquario marino e così via. Ecco, questa è un'altra mia proposta. Perché non vediamo di restituire il litorale, la spiaggia a Chiaia? Noi pigliamo le guasce di 100-150 km, la spiaggia è bellissima, poi si fa il prolungamento in mare senza valutazione di impatto ambientale, cosa che oggi non verrebbe mai consentito, e si ricava la via Caracciolo. Scusate, ma... Sto notando che Stanislao, quindi Forza Italia, sta annuendo a questa proposta. Questa è anche una nostra proposta, l'abbiamo fatta in varie sedi. Mi fa piacere che il Franco Ortolani stia dicendo una cosa che condivido in pieno. Naturalmente noi abbiamo assistito, ed è questo, abbiamo assistito, e non è una critica, al fatto che quando si è provato ad allargare un po', in occasione della Coppa America, il lungomare, quindi via Caracciolo, spostando o coprendo per qualche giorno, mettendo delle scogliere, ricordando
ricorderai, la sovrintendenza, diciamo, ha negato. Questa è una battaglia. Io, per esempio, se fossi sindaco di Napoli o se avessi l'onere e l'onore di amministrare la mia città, certamente, siccome giro anche il mondo, citiamo spesso Barcellona. Barcellona ha fatto questo. C'è una spiaggia lunga chilometri, immaginate, da Mergellina fino a Castel dell'Ovo, una spiaggia. Mi fa piacere condividerla. Questo potrebbe essere, diciamo, una battaglia comune per il futuro. Beh, io credo che poi Franco Ortolani, per dirlo, un geologo, un professore universitario, ma è una cosa certamente supportato da una qualità. Questa potrebbe essere una bellissima proposta e secondo me questa potrebbe dare una grande opportunità, altro che pista ciclabile e lungomare liberato. Questa sarebbe una grande iniezione per l'economia e per il terziario della nostra città, quindi mettendo al servizio una serie di strutture su quella spiaggia, potrebbe essere una cosa, diciamo, anche dal punto di vista ambientale, sostenibile. E collegata a questo, io ci vedevo, abbiamo fatto un'analisi dei fondali, anche un ampliamento del porto di Mergellina. Avete sentito che la fiera delle imbarcazioni, la festa nazionale, ha bisogno di uno sbocco a mare. Ma come fanno a farlo? Cioè, allora, spiegati meglio, Franco, non ho capito in che senso. Ecco, è possibile ampliare il porto di Mergellina, realizzare anche un collegamento rapido con la tangenziale via sotterranea, in modo tale da arrivare velocemente e dedicare, ad esempio, l'ampliamento a queste attività di pregio internazionale. Franco, nel caso in cui tu fossi valutiamo eletto... Valutiamo quali sono le obiezioni. Franco, nel caso in cui tu fossi eletto senatore, ti sentiresti di portarla avanti al Senato come battaglia? Sì, certamente. Di questo e di altro subito dopo la pubblicità. Resto al Sud. Fino al 18 febbraio regalati la migliore tecnologia a prezzi mai visti. Da Euronics Gruppo Tufano c'è il sottocosto reale. Qualche esempio? Sony PS4 da 500 giga con gioco FIFA 18 a €249,99, 600 pezzi disponibili. E in più paghi in 20 mesi a tasso zero, con prima rata in estate 2018. TAN fisso e TAEG 0%. Da Euronics Gruppo Tufano i prezzi più bassi, sempre. Altrimenti vi rimborsiamo. Sabato sera voglio andare a mangiare una buona pizza. Perché aspettare? Carpe Diem ha delle offerte incredibili. Dal lunedì al mercoledì, stessa qualità, a prezzi più bassi. Da Carpe Diem, un metro di pizza margherita, più 20 pezzi di frittura, più una Pepsi da 1,5 litri, a soli €16. Da Carpe Diem trovi anche pizza, frittura, bruschette e dolce senza glutine. E per la tua festa, menù pizza e antipasti mare terra a partire da €12. Carpe Diem Metro Pizza, a Pianura, in via Montagna Spaccata 427. Telefono 081 726 0478 ed in via Staffetta 127, Parco del Lago 2, Lago Patria Giuliano. Telefono 081 509 66 54. Consegna a domicilio. Carpe Diem, cogli l'attimo. Quasi dimenticavo, da Carpe Diem, maxi schermo per seguire insieme le partite del Napoli. Matrimonio in vista? Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da €350. Punto Zero Sposa ti aspetta nella sua unica sede, dove in una delle accoglienti sale prove potrai provare e trovare l'abito indimenticabile per il tuo giorno speciale. Da Punto Zero Sposa l'eleganza e la convenienza si sposano per offrirti l'abito giusto per il tuo giorno speciale, anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da €120. Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile. Hai una vasta scelta con più di 200 modelli per tutte le misure grazie alla nostra sartoria interna. Sarà possibile qualsiasi personalizzazione dell'abito e puoi acquistare il tuo abito da sposa a partire da €350. Punto Zero Sposa. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano. Punto Zero, punto e basta. Resto al Sud, a cura di Luca Antonio Pepe. Rieccoci a Resto al Sud, abbiamo una telefonata. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, sì, sono Tiziana. Benvenuta Tiziana. Sì. Da dove ci chiami? Io sono da Bacoli, chiamo da Bacoli. Quindi forse immagino che vuoi porgere una domanda a Josie. Eh sì, io penso Prego. Che abbia capito chi sono. Sì, credo di sì. Ciao Josie, buonasera. Ciao Tiziana.
Niente, io ho chiamato per dire sempre di sostenere Giosi, perché okay. No, io, almeno io dal mio punto di vista, ho visto quel poco che ho potuto seguirlo da quando era sindaco, ho visto tanto il cambiamento a Bacoli, ha fatto tante cose e io glielo ho detto anche una volta, glielo dissi da vicino che stava facendo delle cose giuste e mi sarebbe piaciuto che lui potesse essere il nostro sindaco. Di questo mi rammarico tanto, perché ci trasmetteva tanta serenità quando lui parlava, è stato sempre presente, ha dato tanto. Io posso dire che se lui risaliva, adesso Bacoli poteva avere un sindaco veramente... veramente... Sì, ma l'ha pagata! No, no, ti ringrazio. No, lo dico di vero cuore, perché l'ho sempre sostenuto, l'ho sempre incoraggiato, io ho sofferto anch'io nella vita, in altre cose. Però la sofferenza ti fa capire tante cose nella vita. E quindi io dico sempre forza Giosi, perché sei un ragazzo davvero... Grazie a tua moglie che l'ha sposata, perché sei un ragazzo... Ah, io l'avevo detto! Grazie, grazie. Sei un ragazzo bravissimo, scusami se lo dico, però sono onesta, parlo in faccia, dico le cose come penso, combatto per la verità, per la giustizia. Sono per lui, perché io sono sicura che se Giorgio risaliva noi eravamo fortunatissimi. Immagino che lo poteva a questo punto. Sì, non avevo dubbi. Quando c'è Giorgio io sono la prima a correre, se non mi sento bene, almeno che... Grazie mille. Ok, grazie, grazie. Se posso, ovviamente non c'è nulla da dire, la ringrazio soltanto. Richiamando all'argomento di prima, tra le varie esperienze che l'amministrazione di Magistris ha permesso poi di poter farle emulare anche su altri territori, si è parlato prima di Lungomare. Lungomare liberato è stata una battaglia che sicuramente va ancora migliorato come concetto, però è stata una cosa che è stata iniziata tra mille difficoltà, ricordo le protestazioni. A proposito del Lungomare, ci scrive il collega del Roma Marco Altove, che salutiamo, ci scrive: conosco molto bene Barcellona e la Barceloneta, un luogo fino al 92 simile a Bagnole, poi grazie a quell'evento è diventato un attrattore di turisti e grazie a collegamenti e servizi. A Napoli si potrebbe fare molto di più sfruttando anche le sue naturali bellezze paesaggistiche, quindi concorda pienamente col professor Ortolani, con quello che più o meno stava dicendo anche Stanislao, e Giosi della ragione. Allora, io adesso piomberei un pochino sul dibattito elettorale, sulle elezioni. Stamattina abbiamo avuto Luigi Di Maio a Napoli e non ha mai nominato, ho assistito, non ha mai nominato i competitors, e quindi, se vogliamo, è una sfida che si sta giocando sui temi, almeno da parte del 5 Stelle. Fra poco ne parleremo con Franco Palladino, con Franco Ortolani, scusami. Stanislao, io chiederei a te, ecco, qual è la tua visione attuale di centrodestra, nel senso che abbiamo diversi leader, abbiamo Berlusconi, che però non si può, per il momento non mi pare che non si può candidare come candidato premier, quindi attualmente... E lui è un capitano non giocatore. È un capitano non giocatore, un poco come Grillo, se vogliamo, che non ha deciso di non candidarsi. Ma la puntata si chiama, la trasmissione, Resto al Sud. Nel caso in cui il voto in più lo prende Salvini, noi ci ritroviamo Salvini premier. Non accadrà. Se accadesse... Cioè, la tua visione di napoletano... È chiaro, domani possiamo pure starci 30 gradi e ci andiamo a fare un bagno a Mergellina, a Posillipo, però teniamoci ai sondaggi e a quelli che vediamo, più o meno largamente diffusi. La forbice che c'è tra Forza Italia e la Lega è consistente, stiamo parlando di 6-7 punti. Cioè, dopo un periodo, un anno fa, in cui Forza Italia era silente, dormiente, poi ha iniziato ad avere proposte vicine ai cittadini e chiaramente oggi i moderati, i liberali, le persone, diciamo, di una parte, perché non voglio offendere nessun altro, una parte delle persone, degli italiani di buon senso, ha ritrovato quella convergenza verso il centrodestra, verso Forza Italia. Naturalmente questa legge elettorale comporta delle alleanze. Io ritengo, l'ha detto molto meglio di me Silvio Berlusconi, Salvini, un conto è quello che dice in televisione, un conto è poi come si comporta molto correttamente all'interno delle istituzioni e all'interno delle trattative. Non mi sembra che sia un particolare personaggio eversivo. Naturalmente ognuno gioca la propria partita, siamo in un sistema proporzionale in cui chiaramente si deve prendere una fetta di mercato e io la vedo così, quindi non lo biasimerei per ciò che dice, lo biasimerei per ciò che dice in privato durante le riunioni, e mi sembra che sia molto più, che ci siano molte più convergenze anche con Fratelli d'Italia e con la quarta gamba e l'UDC, che rappresenta una fetta importante della nostra coalizione,
rispetto a quante siano le divergenze. Io credo che il Premier si troverà in Parlamento, la convergenza si troverà in Parlamento, siamo ritornati, Dio piacendo, a una democrazia parlamentare. In realtà non ne siamo mai usciti, ma nel convincimento complessivo era una democrazia parlamentare, non era più una democrazia parlamentare, e quindi noi ritroveremo nelle aule di Camera e Senato la convergenza e rieleggeremo e nomineremo tutti insieme chi ci sarà. Ovviamente io non ci sarò, io rimarrò al Comune di Napoli, ma chi ci sarà nominerà il parlamentare, il Presidente del Consiglio migliore possibile per gli italiani. Io leggevo un pochino i rumor giornalistici, diceva che alla Meloni non piaceva tanto il nome di Tajani, e sembrava che fosse Mario Draghi il prossimo, diciamo, candidato premier da parte di Forza Italia, nel caso in cui Forza Italia prendesse un voto in più rispetto alla Lega Nord. Qual è il tuo sentore? Allora, intanto sono dei rumors, no? Potrei dire che stiamo parlando di personaggi di altissimo livello. A Mario Draghi bisogna imputare il merito di aver contribuito con l'emissione di fatto di bond, perché lui ha comprato il debito pubblico italiano con fondi europei, con soldi europei. Bisogna imputare il fatto, il salvataggio dell'Italia negli ultimi cinque anni. Di Tajani è il presidente del Parlamento europeo, un uomo delle istituzioni, un uomo stimato in Europa, un uomo che ha portato i popolari a guidare il Parlamento europeo. È un uomo sicuramente stimabile. Poi se qualcuno ha detto qualche parola contro, io vorrei aggiungere a questa grandissima qualità, mi permetterei di aggiungere, sono un po' fazioso, ma lo faccio con grande piacere, anche il nome per esempio di una campana, una persona che è il nostro leader anche in Consiglio Comunale, che è Mara Carfagna. È una persona che ha dimostrato, quando ha fatto il ministro, grande senso delle istituzioni, è una persona preparatissima, di altissimo livello. E perché no, se in Campania Forza Italia dovesse ottenere un risultato straordinario, noi potremmo chiedere con forza anche che fosse lei, diciamo, a guidare. Naturalmente è un mio sogno. Ti sta stretta questa alleanza con la Lega Nord? In sincerità, io sono un liberale, e quindi quando sento parlare di prima gli italiani, condivido il senso delle persone umili che si preoccupano, che non hanno aiuti, ma non posso accettare l'idea che non sia il nostro paese un paese inclusivo. Vedete, io sono onorato che le persone arrivino e vengano sostenute, mi sento ancora più italiano quando vedo che noi aiutiamo gli altri. Noi abbiamo una millenaria cultura e non possiamo non aiutare il prossimo. Tuttavia, secondo me, l'errore è polarizzare lo scontro su questo tema, e chiudo, perché vedete, noi dobbiamo fare uniti rumore in Europa per chiedere che l'Europa si assuma le responsabilità di questa faccenda degli immigrati. Tuttavia non è corretto, secondo me, scaricare il problema solo sulle finanze del nostro paese, e non è corretto al 100% fare politica urlando nelle sedi opportune. Ma come dicevo prima, e concludo perché sennò potrebbe sembrare un attacco alla Lega, io so per certo che è una persona di primissimo livello ed è una persona anche che ragiona in termini politici. Lui probabilmente sarà seduto al Parlamento e potrà confermare che la Lega in televisione alza molto lo scontro, poi è molto più ragionevole, anche perché il nostro paese è un grande paese di millenaria cultura e non può assolutamente sottostare a questi mal di pancia che non ci rappresentano. Diciamo, ho capito qual è la tua visione, però non posso nemmeno fare a meno di ricordare ad esempio lo scippo dei fondi FAS, di tutte quelle battaglie purtroppo nelle aule. Per esempio, nella commissione sul federalismo sono soltanto persone del nord, leghisti, e quindi questo magari potrebbe essere anche un pochino un motivo di danneggiamento degli interessi del sud. Ma non c'è dubbio, naturalmente un conto è quando si sta all'opposizione, un conto è quando si governano i processi. Adesso non voglio giustificare nessuno, né conosco al 100% tutte le vicende, tuttavia è chiaro che, ripeto, quando si governerà il paese bisognerà prendere delle decisioni, non potranno essere populiste. Allora, prima di piombare su Giosi, vorrei un parere da parte di Franco Ortolani. C'è l'obiettivo di raggiungere questo 41%, che se vogliamo è una soglia abbastanza elevata. E quali sono le tue impressioni, anche in base alla campagna elettorale che stai portando avanti in queste settimane, in questi ultimi giorni? È tanto irraggiungibile questa soglia? Ce la si può fare? Il governo è realmente abbordabile da parte del Movimento 5 Stelle? Guarda, vi sono delle tematiche che non hanno tessera, sulle quali c'è la convergenza di
gran parte dei cittadini. Uno di questi è ad esempio l'acqua potabile. La tutela dell'acqua potabile, che oggi non è tutelata, non abbiamo una legge che protegge i serbatoi idrogeologici che ci alimentano di acqua. L'acqua potabile noi conosciamo perché dalla sorgente qualcuno ha messo un tubo che ce la porta a nostra casa, ma i bacini idrogeologici oggi sono in grave crisi, sia perché vi sono dei permessi di ricerca petrolifera richiesti al di sopra, con l'attività assolutamente incompatibili con la tutela dell'acqua, sia perché sta piovendo di meno. Oggi stiamo monitorando la pioggia, già siamo in deficit rispetto all'anno scorso, che già ci portò mezza crisi idrica in tutta la regione. Quindi su questo, ad esempio, non tutti devono essere d'accordo, la maggioranza, a tutelare l'acqua. Perché non l'hanno fatto fino a mo'? Si deve fare assolutamente. Un altro problema che riguarda sempre tutti i cittadini è quella della maggiore sicurezza rispetto ai rischi geologici. Siamo in un periodo di cambiamento climatico, vediamo quello che combina dappertutto, però stranamente dal dibattito non c'è il cambiamento climatico e i rischi. Ora, i rischi interessano tutti, non c'è a tessere quello che viene colpito. Ora dobbiamo migliorare il livello della tutela dei cittadini. Allora, vi sono delle proposte di grandissimo respiro che portano anche a risparmio della spesa pubblica su obiettivi mirati, senza spendere soldi tanto per spendere, per fare delle finte bonifiche. Su queste tematiche sicuramente si può raggiungere, si deve raggiungere la convergenza della maggioranza dei cittadini. E il 5 Stelle ce la farà, secondo te, a raggiungere questa soglia, che è il 40%, il 41%? Qual è la tua visione? È fattibile? Chiediamogli anche dello scudetto del Napoli, scusa. Quello è fattibilissimo. Guarda, non sono un professionista della politica, quindi non ho gli strumenti che hanno i miei amici qua. Stamattina Luigi Di Maio diceva: è possibile, siamo a 5-6 punti dal 41%, citava ovviamente l'ultimo risultato elettorale in Sicilia, e beh, senza dubbio comunque è una sfida che il 5 Stelle sta giocando. Vediamo che sta in questi giorni portando avanti, no, questa campagna di porta a porta. Tu spesso ti abbiamo visto nelle case, e ecco la pancia dei cittadini qual è? Guarda, a mio avviso il campione non è ancora ben rappresentativo. Se dovesse essere un campione rappresentativo, quello con cui noi siamo venuti a conoscenza, dovrebbe andare essere buono. Però, ripeto, non... Allora, Giosi della Ragione è candidato con l'EU, con Grasso, che da uomo del PD poi ha fatto un pochino come Gianfranco Fini, no? Si è scisso, ha creato la sua corrente. Farà la fine di Gianfranco Fini? No, io penso, ho ascoltato prima l'intervento di Stanislao, no? Che soprattutto nella seconda parte, quando si parla di Lega, io stendo velo pietoso perché non voglio intervenire. Diciamo, insomma, i fatti parlano per ciò che dicono. Purtroppo io non so cosa si dicono in privato, poi nelle segrete stanze, però quello che si dice in pubblico a volte fa danni irreparabili. E la dialettica razzista e xenofoba, che non è solo della Lega. Guardate, ho fatto una campagna elettorale a Bacoli in cui nel ballottaggio il centro-sinistra mi accusava di voler aprire un campo rom a Bacoli. Quindi è una dialettica che appassiona, perché parla alla pancia della gente, parla alla pancia di un popolo che per la stragrande maggioranza vive in grandi difficoltà economiche e deve trovare un avversario, un nemico contro cui prendersela. Quindi non è proprio di una parte, ma è propria di tutti. Allora io credo che bisognerebbe puntare al ragionamento politico, soprattutto in campagna elettorale, e fare un passettino indietro rispetto a quello che può essere il bacino di voti o il mercato di voti di cui prima si faceva prima riferimento, perché i danni che si fanno poi sono enormi. Detto questo, parlavi di Fini. Io penso che Fini abbia fatto morire la destra sociale in Italia, almeno per un lungo periodo non è stata tale. È un'assenza di destra sociale in Italia, e dall'altro lato un'assenza di una sinistra che possa essere, come dire, che possa con orgoglio rivendicare i propri diritti, è un male per il paese. Perché se in Parlamento ci fossero, e io ho sempre interpretato il Movimento 5 Stelle, e almeno così era il messaggio iniziale, come una sorta di medicina della politica, quindi riportare al centro del dibattito politico parlamentare l'onestà, che deve essere un presupposto, penso, su cui non bisogna sì. Movimento 5 Stelle. Ma io penso, tornando alla questione di prima, che debba essere
ed è così è nato, una medicina per riportare in Parlamento un dibattito politico serio basato sui contenuti. Faccio sempre questa metafora per rendere appieno il mio concetto. Noi possiamo decidere di verniciare una casa di rosso e di blu e possiamo dibattere, l'importante è che nessuno di noi abbia un interessi privati con le ditte che poi, come dire, verniciano le case. Se siamo, come dire, nella capacità di essere onesti, che deve essere un presupposto, non, la gente non mi deve votare perché sono onesto, la gente mi deve votare se sono capace. Il 5 Stelle è un movimento onesto? Ma io non credo che ci siano movimenti onesti o disonesti, ci sono persone che all'interno dei movimenti sono disonesti. Io sono nato politicamente in un periodo storico, come tanti di noi, in cui i partiti erano stati demoliti da una personalizzazione selvaggia della politica. Io credo fortemente nella struttura di partito, da sindaco ho subito gravemente l'assenza di una struttura che mi potesse dare un supporto anche nazionale e regionale. Se i partiti riprendono, e questo è anche l'obiettivo un po' di Liberi Uguali, poi con tutte le difficoltà e le contraddizioni che ci sono all'interno, di riportare il partito al centro del dibattito, di portare al, come dire, nel tessuto sociale italiano quell'intermezzo che unisce le istituzioni con il popolo e con la cittadinanza, si riesce a fare in modo che il partito riassume il proprio ruolo e che i movimenti tornano a fare i movimenti, quindi i movimenti attivi sul territorio. Potere al popolo? Potere al popolo, a mio avviso, è un esperimento politico assolutamente rispettabile che porta avanti una politica dal basso, quindi come dire, da prendere in seria considerazione. Credo che sotto il profilo elettorale si sia partiti troppo tardi, spero che il risultato elettorale non vada come a tagliare le gambe ad un movimento che invece può dire, deve dire e deve dire tanto, e credo, e chiudo, che sulla legge elettorale di cui tanto si è dibattuto, è vero che si riporta al centro della discussione il dibattito parlamentare, ma è anche vero che oggi si parla soltanto dei leader e non si parla dei contenuti di cui questi leader parlano, spesso dicono sempre e spesso le stesse cose. Una legge elettorale fatta male, che non ci permetterà il 4 marzo di capire chi sarà il vincitore, che ripone al centro del dibattito non come dire, la sintesi tra più idee, ma l'inciucio politico e clientelare selvaggio. L'unica nota felice, a mio avviso, di questa legge elettorale è la riproposizione del collegio uninominale, che ha, come dire, mi ha spinto verso questa candidatura. Ci si poteva raggiungere sul voto disgiunto, sarebbe stato ancora meglio, ma il collegio uninominale ripropone al centro del dibattito territoriale il territorio. Quindi chiudo soltanto su questo, scusami se dopo parlo un attimo dei campi flegrei. Sui campi flegrei trovo ingeneroso che i partiti principali, non me ne voglia il mio amico collega, il centrodestra, che è dato per almeno dai sondaggi di un mese fa, prima che scendessi in campo io, adesso sicuramente non sarà così, era dato in vantaggio, non può candidare nei campi flegrei un candidato che è del Vomero e che per rivendicare la sua appartenenza flegrea afferma: io però ho la seconda casa di villeggiatura ad Ischia. Allora è un'offesa al popolo flegreo, è un'offesa ai cittadini di centrodestra. Scusa, chi è? No, Severino Nappi, ma non lo cito, cioè credevo che fosse dato di fatto. Sono pronto anche un dibattito con lui quando vuole, due ore, per parlare delle problematiche dei campi flegrei, quindi per parlare delle problematiche della mia terra. Io spero sempre che tutti i partiti possano candidare persone che conoscono il territorio, che siano nel territorio e che abbiano fatto battaglie sul territorio. Secondo i casi di villeggiatura, non ne ho, sono figlio di un salumiere, saluto mio padre in questo caso e mia moglie che è stata citata prima da Tiziana, però a Ischia abbiamo fatto battaglie per la spiaggia libera, per l'ambiente, per il lavoro, quindi ritengo che bisogna candidare persone che conoscono il territorio e poi i cittadini scelgano chi tra questi candidati può meglio rappresentare quel territorio all'interno del Parlamento. Stiamo in chiusura, io vorrei un brevissimo flash, abbiamo altri due minuti e chiudiamo, un brevissimo flash da parte degli ospiti. Io inizierei con Stanislao, ti faccio una domanda così a bruciapelo: 5 Stelle, PD, Leo, PAP, chi butteresti giù dalla torre per primo? No, non mi domanda sembra... secca. Ingiusta, perché sembrerebbe che io domanda secca di gli avversari, secondo me i competitor in questo momento sono i 5 Stelle, quindi sono, gli auguro tutto il bene di arrivare secondi, quindi butto giù i 5 Stelle e vado in vacanza e non faccio più campagna. Chi salviamo? Fini, Leo, salvo potere, salvo al popolo, salvo tutti a partire dai 5 Stelle che qui c'è corto. No, senza niente buonismo, volevo... chi salviamo? Un nome. Non posso dire che voterei Leu, ma sono sincero, ho tanti amici anche salviamo Leu, giù 5 Stelle francamente, ma ho tanti amici dovunque, quindi un flash al volo prima di chiudere.
un flash al volo personale. Sì. Vi chiedo di dare forza, in particolare al sud, al centrodestra. Nell'ambito del centrodestra vi chiedo di votare con forza Forza Italia, di guardarvi i candidati nei collegi uninominali. Non è una buona legge, ma se vi guardate i candidati potete scegliere ed esprimere una preferenza legata alle persone. Faccio un appello a tutti i candidati di Forza Italia, ma in particolare consentitemelo nel mio collegio, Chiaia San Ferdinando Posillipo, Avvocata Monte Calvario, San Giuseppe Porto, Mercato Pendino, Stella e San Lorenzo. Vi chiedo di sostenere la professoressa Caterina Miraglia, che peraltro è anche mia madre. Ok, grazie Stanislao e grazie di essere venuto a Resto al Sud. Josie, grazie a voi. Allora Josie, chi buttiamo e chi salviamo? 5 Stelle, PD, Leu, PAP, Potere al Popolo, Forza Italia. Ma io sono meno... Chi buttiamo? Chi buttiamo? La Lega l'hai citata? La Lega sta... Vabbè, giusto. Ci sta, Lega Nord la gettiamo via, sicuramente, che fa male al dibattito politico italiano. Vabbè, io salvo Potere al Popolo e il Movimento 5 Stelle. Potere al Popolo lo salvo perché spero. No, vabbè, Franco non me ne voglia e conosco tantissimi come gli attivisti Paola Nugni e Salvatore Micillo, che saluto, del Movimento 5 Stelle. Ma Potere al Popolo merita un'attenzione particolare, perché non so se supererà il 3%, ma sta portando al centro di dibattito politico, soprattutto napoletano, dei contenuti da valorizzare. Un flash al volo. Ma il flash è: io invito i cittadini dell'area Flegrea a vedersi, lo sto dicendo in ogni comizio, individuate i nomi dei candidati proposti da ogni movimento o partito all'interno del nostro collegio, digitateli su Google e vedete cosa hanno fatto nei campi Flegrei. Se ritenete che il contributo che ho potuto dare da consigliere comunale, da sindaco, oggi ancora consigliere comunale, è un ruolo che continuerò a mantenere, la legge me lo consente, è un ruolo gratuito, lo sottolineo per tutti, soprattutto nei comuni come quelli di Bacoli, ma lo svolgerò perché abbiamo perso l'ultimo ballottaggio a Bacoli per un paio di condomini, 49-51%, svolgerò ancora il ruolo di consigliere opposizione. Voglio portare la voce dei campi Flegrei in Parlamento per dare centralità ad uno dei luoghi più belli al mondo. Si è parlato prima giustamente, c'era Stanislao, di come dobbiamo essere capaci anche di accogliere le altre culture. Io sono un figlio di Cuma, quindi parliamo della Magna Grecia, parliamo di una cultura diffusa, da dove è iniziata la cultura occidentale nei suoi pro e nei suoi contro. Io invito tutti a tenere conto delle esperienze, delle battaglie che insieme a tanti altri ho portato avanti per i campi Flegrei, di sposare questa battaglia, di andare in Parlamento insieme portando la voce soprattutto dei tanti giovani che il 4 marzo non potranno votare perché guarderanno i campi Flegrei in cartolina da Londra, dall'Australia, dagli Stati Uniti, dove sono emigrati. Ti auguro di essere eletto. Grazie. Ma nel caso tu continuerai il percorso con Grasso? Noi sarò in Parlamento da come eletto il Libero Uguali, con l'auspicio che il Libero Uguali sia solo uno dei tanti piccoli passi che serve per ricreare una sinistra forte in Italia e che credo, guardate, possa tenere dentro pezzi del Movimento 5 Stelle, pezzi di Potere al Popolo, pezzi di Dema, pezzi dei movimenti civici, che non abbia un nome definito, ma che si possa riportare la sinistra al centro del dibattito nazionale. E credo che una sinistra debole, una destra sociale debole, che sacrificano il dibattito politico ai personalismi, facciano solo male al paese. Allora, in bocca al lupo Giorgio. Vamos. Franco Ortolani, allora stessa domanda fatta agli altri ospiti: chi buttiamo e chi salviamo? Se la mettiamo in questi termini, il concorrente principale credo che sia il mio concorrente. Quindi buttiamo di centrodestra. Sì, però con una bella corda attaccata, in modo tale che non cada giù e rimanga appeso. È importante dare questo segnale di assoluta garbo della politica. Deve recuperare questo, è molto importante, esatto. Dialogo, questo io mi pio anche in merito, il Resto al Sud sta, esatto, favorendo molto il dialogo. Abbiamo tutti e tre l'occasione per farti complimenti. Grazie. La sessione dove si discute e dove non necessariamente si cerca lo scontro per fare odio. Assolutamente. Ti ringrazio. E chi salviamo invece, Franco? Chi salviamo? Ad esempio, sarebbe bello avere tra Napoli e i Campi Flegrei tre battaglieri. Tipo? Tipo, due stanno qua. Allora, un ultimo flash, Franco, un tuo parere, un tuo messaggio per quella che è la battaglia dei 5 Stelle. Ma ad esempio, i 5 Stelle sono gli unici a candidare 5 geologi per la tutela dei cittadini, la sicurezza idrogeologica, i problemi dell'acqua e così. Questa è una novità e non c'è nessun altro. Potevano pensarci. Perché non l'hanno fatto? Allora, un grande in bocca al lupo al professor Ortolani, che è una delle menti più eccelse per quanto riguarda la tematica non solo idrogeologica, ma geologica da un punto di vista generale. Ringrazio quindi voi gentilissimi ospiti, ringrazio Daniele Romano dalla regia, il patron Antonio Romano, ringrazio chi ci ha seguito da casa, chi ha commentato sotto la nostra pagina, sotto al link di Facebook, ringrazio chi ci ha telefonato, vi auguro un buon proseguimento di serata e come sempre Resto al Sud
torna lunedì in prossimo, sempre dalle 18 alle 18.30. Avete ascoltato Resto al Sud, le opportunità per i giovani che non vogliono andar via. Ha condotto Luca Antonio Pepe.